signori, anche io sono approdato sul draft di FIFA. Ma andiamo! Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Amen, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con il primo video sul mio canale dedicato ai draft. Ne arriveranno tanti. Io sapete che arrivo un po' in ritardo con le mod, però avevo voglia di farli e li farò. Oggi con un draft particolare, non è una 194 challenge, non è un automatic draft challenge, non è niente di tutto questo. No, oggi è la foot draft dei più scarsi, quindi andremo a scartare i fenomeni praticamente, andremo a scartare l'inscartabile, quello che naturalmente tu non scarteresti. Quindi abbiamo dei moduli imbarazzanti, 5-5-2-2-1. Facciamo questo completamente a caso. Il capitano pesissimo, però attenzione ragazzi, attenzione, perché noi andiamo a prendere il più scarso. Che incredibile, cioè qui ragazzi sto scartando De Gea Team of the Season, Ronaldo Record Breaker. Però fortunatamente c'è quel Pereira a destra che è 85, ma c'è anche il buon Douglas Costa Strif, che è forte, che è fortissimo. Andiamo un attimo prima con le riserve, così, completamente a caso. No, raga, no, dai, cioè allora questo Ronaldo proprio me lo vuoi far prendere. Terzino sinistro, Leighton Baines. Attenzione, perché qui tra Dani Alves e Pereira, cosa sto scartando, ragazzi, veramente. C'è anche Art Man of the Match. Vabbè, io prendo Dani Alves. Chi è Henny? Prendiamo Henny. Ma attenzione, Mauro Icardi. Non è proprio malissimo. Qui abbiamo anche un Hector Bellerin che non fa proprio schifo, ecco. Non fa proprio schifo, anche se abbiamo Dani Alves. Comunque, partiamo col portiere. Vacca, ma qua è proprio la merdona. Qui scartiamo Check 93 Team of the Season, ragazzi. Andiamo a prendere Cerse del Genk. Difensore centrale. Vabbè, qui proprio l'imbarazzo dello schifo. Qua mi tocca prendere De Vrij, ragazzi. Qua invece il buon Rami, 80 di overall. Chi ci tocca qua? Bartra. Bene, perché ci fa anche abbastanza intesa, devo dire. Alla destra, cosa sto dicendo? E qua uno tra Versalico, Özbayrakli e Rosales. Qua chi fa vedere un po'? Qua Versalico è il più pippa, decisamente. Asa, uno tra Butner e Matlaba. Qua Butner è una pipa clamorosa. CC, vediamo i due CC, chi ci esce. Ai. Biglia. Mamma, cosa stiamo scartando, ragazzi. No, stavo quasi sperando di riuscire a prendere un Pjanic. Invece no, ci tocca questo Silva qua. Andiamo con l'ala destra. Uno tra Medeiros e Agra. No, Felipe Anderson, ragazzi. Felipe Anderson, è incredibile. Felipe Anderson buonissimo, in realtà. Attenzione all'attaccante. No, per pochissimo non andiamo da Aubameyang. Ci tocca e non ci dispiace per niente. Devo dire, Karim Benzema. Gara alla più pippa qua. No, beh, in realtà questa non sarebbe... Non sarebbero cattivi giocatori. Proper è buono. Deny pure. Bussofa. Qua abbiamo Kondogbia. Kums. Ci tocca prendere Kums. Stavo quasi sperando in William Carvalho, sinceramente. E qua uno tra Mendy e Casco. Minchia, Casco. Io prendo Mendy. Mi sembravano abbastanza pippa entrambe. Qua ci tocca Chole Vance. E ultimo dei sostituti, Sergio Rico. Qua proprio, mamma, Gunok. Che pippe clamorose. Allora, vediamo cosa riesco a fare. Ok, ragazzi, questo secondo me è il meglio che sono riuscito a fare. Ma attenzione, perché ho scelto i più pipponi clamorosi. Ma abbiamo una valutazione di 81 e un'intesa di 82. Cioè, secondo me, una roba mai vista. Quindi io
Proseguo, andiamo avanti, ci scegliamo l'allenatore che qui è uno tra Bustos e Ten Hag. Ten Hag tutta la vita, questo grande maestro proprio incredibile. Andiamo a vedere il totale, abbiamo un 164 di valutazione totale di rosa scegliendo i giocatori più scarsi. Cioè, un applauso, un applauso. Possiamo andarci a giocare, ragazzi, i primi match. Perfetto, andiamo a vederci la sua squadra che di certo non avrà scartato assolutamente le pippe, anche se in realtà, ragazzi, cioè, mi viene da pensare che o è stato sfigato. Eccoci qua, Deportivo La Carogna contro BVB Ciman FC. Attenzione subito con Dogbia. La finta Benatia lo chiude. Ma con Dogbia è un attimo un catamarano con attaccato dietro un camper di zingari poi, Attenzione Griezmann, attenzione che c'è andato Diaz, qualcuno fermi Diaz. No, San José no, prendere gol da San José no, proprio no. Niente, qualcuno può fermare Marco Reus, io non c'ho... Bravo Dani Alves, no! Attenzione da Douglas Costa, il buco per Biglia! Biglia! 1-0 Deportivo La Carogna. Facciamo subito vedere di che pasta siamo fatti. Che pastella qua, sì! Fuori gioco? Oh mamma mia, no, Fernandez! No, ferma! Mamma mia! Bravi ragazzi, bravi! E fai partire Filippo Anderson! Davanti a... No! Rigore! Netto! Ma scalzato, rigore netto. No, è partito Yannick Ferreira Carrasco, non lo fermiamo mai, attenzione per ora, fortissimo, no, non farlo rientrare, bravo, fenomenale di fisico. Attenzione alla ripartenza, Mauro Icardi, per Biglia, sì per Icardi, BAM, Foreman la parata, poi Filippo Anderson palo, cos'è successo, cioè questo deve andare nei video di FIFA più clamorosi. Attenzione perché siamo scoperti come le sosse in mezzo alla strada, attenzione. Siamo scopertissimi e qui Rami sta facendo una partita spettacolare. Sì Maurito, sì per Douglas, fallo! 2-0, Deportivo La Carogna. Palla perfetta. Poi di destro non può fallire da lì. Se ne cadi, se ne va. Felipe Anderson, davanti a Farman! Vabbè ragazzi, quanta classe. Riccardi se ne va in polleggio, Martinez si ferma. Ed è 3-0, facile. E c'è il rage quit, ragazzi, Prossimo avversario, secondo me c'è una squadra devastante. Slimani, Bellarabi... E no, portier! Non così, cazzo. Non mi puoi fare l'uscita e poi resti a metà strada. Ma che... Che culo! E là! Oh, bravo, portier! Godo! Andiamo! Attenzione a Bellarabi, che gol! Che culo, però, anche! Sempre sti rimpallacci schifosi. Attenzione da Douglas Costa! No, che parata ha fatto Karius. Brom! Sì! Così, un spinto quadrato, ero così praticamente. Quadrato, gol. Cioè, guardate che buccio di culo, lo dico quando tocca a noi, Boom! Oddio, possiamo ripartire. Oddio con Mauro Icardi. Yes! Due pari con il gol della merdona! Oh, che ripartenza fulmine, ragazzi! Il Deportivo La Carogna non molla mai! Incredibile! Abbiamo fatto due gol al 45esimo. Attenzione a Mata! No! Esci! Fai qualcosa! Bravi, ragazzi, bravi! Oddio, Filippo Anderson! Yes! 3-2 Luca Spiglia. Mamma mia che recupero incredibile. Il rimontone, il sorpassone. Che ripartenza però qua Filippo Anderson. Pritch!
passaggino, Bigle in scivolata. Andiamo, ragazzi, andiamo. E andiamo! Passiamo noi! Vinciamo 3-2, ragazzi! Ma chi sono? Incredibile! Tipo la terza volta che faccio il foot draft e non sono mai arrivato così avanti. Ok, terzo avversario e qui si inizia a fare davvero sul serio. A parte l'allenatore che non so chi è. Cioè, chi è? Ivan Ramiro Cordoba ingrassato con i capelli di Marcelo. Oh, ma vaffanculo, no, Messi, no, gol! Giusto così, è giusto così. Chi ha Messi può fare queste cose? Oh, cosa succede lì? Sono stato un pirla io. In realtà avevo anche temporeggiato lì combattere, però vabbè, dai, ci sta. Douglas Costa per Felipe Anderson! Vi prego, riapriamola, andiamo! Uno pari, ragazzi. Quella traversa lì, proprio, guarda, mi aveva fatto caccare nelle mutande. Douglas Costa, gran palla per Felipe. Guarda, mamma mia, che traversa che avevamo preso. Attenzione, è partito Messi, mancano 3 minuti di recupero, fermatelo. Qualcuno fermi Messi, non voglio perdere così. Oddio, che palla, che miracolo ha fatto il nostro portiere, ragazzi. Vabbè, ragazzi, però, cioè, se uno ha Messi non è che può fare quello che vuole. Cioè, si è centrato e ha tirato, gol. No! Ma come ha segnato? No, Messi di testa proprio no, ragazzi. Infatti l'ha presa di schiena, non so come l'ha presa. Oddio, che gol ha fatto Felipe Anderson, ragazzi. Io sono scioccato, veramente. Cioè, meritavamo tutta la vita di passare noi. Questo ha fatto due tiri con Messi e basta. Io ho fatto due tiri con Felipe Anderson. No, vabbè, sto scherzando. Ho attaccato molto di più, cazzo. Ho attaccato molto di più. Li possiamo spaventare? No, ragazzi, dai, ma guarda come ha fischiato l'arbitro. Prima un'ora tenuto. E ce ne usciamo così, ragazzi. Ce ne usciamo a testa alta. A testa alta. Andiamo ad aprire questo pacchetto Maxi Oro Premium dei Team of the Season. Philipp Lahm. Vabbè, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Ci vediamo in un prossimo video sul mio canale. Commentate qua sotto che tipo di challenge col draft volete vedere. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.